assessamento dei beni nel momento in cui voglio tutelare un beneficiario e do ordine al trustee di eseguire determinati pagamenti o devoluzioni del patrimonio? Allora sì, ma dipende come lo si fa. Nel senso che Giorgio Laurelli prima citava le lettere di desiderio, dette in gergo tecnico lettere wishes, in cui il disponente può dare queste lettere di desiderio al trustee, in cui il trustee, se vuole, perché dipende se fa bene al patrimonio del trust o no, può cercare di eseguire o meno queste disposizioni. Naturalmente però io quello che consiglio sempre, queste lettere wish, se esistono, devono essere private tra disponente e trustee, perché se emergono queste lettere wishes è la prova che il disponente continua ad avere un'influenza sul trustee. Quindi però si può affrontare questa problematica in altro modo, ossia si può prevedere all'interno del trust che in caso di necessità, grave situazione familiare, di salute, di diciamo in stato di necessità cosiddetto generico, il trustee può intervenire per supplire al disponente o ai beneficiari nelle loro esigenze. Attenzione che uno degli scopi del trust, che di solito viene inserito, è il mantenimento del tenore di vita del beneficiario. Qui si apre poi tutto uno scenario, perché le persone che non hanno eredi o che hanno parenti alla lontana, la domanda nasce spontanea: ma quando non sarò più capace di intendere e di volere, chi è che mi curerà? Chi è che mi darà la corretta assistenza medica? Il parente lontano? Il figlio che è che è un po' scamestrato, che non vede l'ora di mettere le mani sui miei beni? Tendenzialmente si pone un conflitto, cioè tra chi vorrebbe conservare il patrimonio e dare un minimo di assistenza, e invece il malato o l'anziano che vorrebbe la massima assistenza utilizzando il proprio patrimonio. Il trust è una soluzione anche per questo, perché si pone il patrimonio dedicato affinché il trustee, in caso di necessità di assistenza medica, al disponente. Esistono anche questi tipi di trust. Naturalmente questi sono trust che hanno una finalità diversa da quella del passaggio generazionale e della tutela patrimoniale, ma non tutti hanno i creditori alle porte e devono fare un trust, anche perché non è proprio quella la finalità. Ma si può segregare il trust con il principio che il trustee si dedichi al disponente quando ne avrà necessità. Quindi questa è un'altra applicazione, quindi in quel caso si può utilizzare il trust. Ma mi scusi, se in caso di se il trust ha una motivazione valida per essere costituito, può superare anche l'azione revocatoria? Certo, se il debito non è riconosciuto prima della data di costituzione del trust. Un po' come il fondo patrimoniale, sempre ragione. Con la differenza che il fondo patrimoniale fa una cosa sola. Ecco, questo magari poi lascio spazio a te su questo, qual è il confronto con gli altri strumenti, ma il trust è poliedrico e può essere usato per più utilità. Quindi il trust può anche decidere di volta, cioè di anno in anno, nel poter diciamo distribuire i frutti, in poche parole. Deve avere se il trust è trasparente. No, se il trust è trasparente ha l'obbligo. Se l'obbligo. Il trust è opaco nei redditi, okay, sì, allora ha facoltà di distribuire o no. Perfetto, perfetto.